È una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane. La Rocca di Verucchio, costruita da Sigismondo Malatesta nel 1449, permette la vista di un panorama che spazia dall'Adriatico alle più alte vette del crinale appenninico. Il complesso monumentale della Rocca Malatestiana è stato costruito tra il XII e il XVI secolo, in un'ampia area ricavata sul punto più alto del Sasso di Verucchio. I resti della fortezza duecentesca con l'antica torre si possono ancora oggi ammirare all'interno della struttura quattrocentesca. La fortezza rappresenta uno dei meglio conservati e caratteristici esempi di architettura fortificata medievale, ancora oggi visitabile in tutti i suoi elementi. E proprio qui, nell'inespugnabile Rocca di Verucchio, feudo da cui Malatesta hanno tenuto ben saldo il proprio potere sull'intera costa e sulle Marche, che abbiamo deciso di presentarvi Nuova Golfotto. Storia, più di 350 milioni di clienti nel mondo. Questi sono i numeri di Golf. In Italia, con oltre 2,5 milioni di auto vendute, Golf è da 10 anni leader indiscusa del segmento delle berline compatte ed è riconosciuta come benchmark nel mondo delle auto. Con oltre 700.000 Golf circolanti, il livello di soddisfazione dei clienti è il più elevato del mercato. Golfotto, la Golf digitale, intelligente, connessa, elettrificata. Insomma, la migliore Golf di sempre. È il primo modello Volkswagen ad avere di serie la tecnologia Car2X, il nuovo protocollo standardizzato a livello europeo progettato per la comunicazione tra i veicoli e le infrastrutture stradali in tempo reale. Pensate che i dati provenienti dai veicoli e dalle segnaletiche stradali vengono utilizzati per avvertire il conducente e a sua volta trasmetterli ad altri veicoli, riducendo così in maniera significativa le situazioni di pericolo. La vettura è inoltre dotata della tecnologia Travel Assist 2.0, che permette la guida assistita in autostrada fino a ben 210 km/h, senza che il conducente debba sterzare, accelerare o frenare attivamente. In tal modo la vettura raggiunge un nuovo livello di guida autonoma, diventando di fatto predittiva. È infatti in grado di modulare in autonomia la velocità non solo seguendo il veicolo che ci precede, ma usufruendo dei dati del navigatore e dei segnali stradali, ad esempio rallentando o frenando in prossimità di incroci o rotonde. Nonostante i gusti del target si stiano spostando verso il mercato di SUV e crossover, Golf rimane un modello fortemente strategico per il gruppo Volkswagen, che risponde alle esigenze di una vasta tipologia di clientela e viene considerata la vettura perfetta per ogni situazione. Ad accentuare il carattere sportivo di nuova Golf contribuisce la linea ribassata del tetto, che fa sembrare la nuova Golf più lunga e larga delle precedenti. In realtà le dimensioni cambiano poco. Con una lunghezza di 428 cm, una larghezza invariata di 179 cm e un'altezza di 146 cm. Il passo è di 264 cm. Piccolo dettaglio importante, al centro della mascherina campeggia il nuovo logo della casa di Wolfsburg. Cambiano parecchio gli interni della nuova Volkswagen Golf, con la plancia morbida nella parte alta che prosegue nei rivestimenti delle porte e i due display del cruscotto virtuale del sistema multimediale ben raccordati tra loro, con il cruscotto digitale da 3 pollici che si unisce allo schermo da 10 pollici del sistema multimediale, tanto da sembrare un'unica superficie. La strumentazione consente numerose personalizzazioni, tutte contraddistinte da una grafica moderna e raffinata. Sono sostituiti i pulsanti fisici con comandi tattili e vocali. Perfino i tasti di apertura e chiusura del tetto in vetro collocati nel soffitto e quelli di accensione e spegnimento dei fari di riscaldamento del parabrezza dell'1.8 alla sinistra del volante sono digitali. Ci sono sembrati molto reattivi e assai gradevoli all'uso. Tutti i comandi TACE e TACE Slider sono concepiti per rendere la vita a bordo più semplice. Il nuovo comando vocale Natural Voice Control è infatti intelligente e impara costantemente a ricevere indicazioni
grazie alla tecnologia Self Learning Machine. Golf 8 è sempre connessa grazie alla tecnologia OCS con eSIM di serie. Ciò le permette non solo di essere sempre aggiornata, ma offre anche la possibilità di aumentare le dotazioni della vettura. Golf 8 porta in dote una vera e propria rivoluzione tecnologica che si percepisce appena si sale a bordo grazie al nuovo Digital Cockpit. Dal punto di vista della sicurezza, la vettura ha compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto alle precedenti generazioni, offrendo di serie il Lane Assist, il Front Assist, l'ACC e, come detto prima, l'ultima tecnologia del CarCUX. Oggi l'attenzione della clientela si sta spostando sempre più verso motorizzazioni benzina ed elettrificate e Golf 8 è pronta ad arrivare sul mercato con un'offensiva di motorizzazioni che sarà la più ampia del segmento e che proporrà ben due tecnologie ibride applicate su 5 motori benzina elettrificati: ETSI, Mild Hybrid e Plug-in Hybrid. La tecnologia ibrida a supporto del motore 1500 TSI 10G migliora sensibilmente le prestazioni in termini di reattività allo spunto ed è in grado di ridurre i consumi fino al 10% rispetto al pari motore non ibrido. Il gruppo starter batteria da 48 volt, infatti, permette non solo all'auto di avanzare veleggiando per inerzia con motore a combustione completamente spento, ma fornisce anche un boost elettrificato alla ripartenza per renderla più confortevole e al tempo stesso più reattiva. Golf 8 ha l'obiettivo di stabilire un nuovo standard nella classe delle compatte, offrendo tecnologie ad oggi dedicate solo a vetture di categoria superiore. Grazie alla concessionaria Reggini, che come al solito è il nostro fornitore ufficiale di auto. Grazie all'amministrazione comunale di Verucchio, che ci ha messo a disposizione la sua meravigliosa rocca. E grazie infine al ristorante Al Mastin Vecchio, che ci ha ospitato. Con Drive che abbiamo finito, vi salutiamo, alla prossima, ciao!